Allora, Aeternium, un gioco uscito freschissimo un paio di giorni fa, 800 mega, la descrizione dice adatto per le persone, creato da persone di vecchia scuola. Non so cosa voglia dire effettivamente, non lo so. Okay, già il fatto che me lo metti così si parte male. Passo solo in finestra e basta. E me lo rimetti in finestra, si parte male, però più positiva, eh. Classe cosa c'è? Mercenaria, maga. Ma io su Ion giocavo assassino, vieni. Mi mette già il nome. Vabbè, va bene. Ci hanno schiavizzati e hanno gettato in fiamme i nostri libri in nome di Ragadan. Il loro nome, loro signore oscuro, su queste rive avrà inizio la mia vendetta. Ti darò la caccia a Ragadan per tutti i mondi. I will hunt you, Ragadan, across the world. Bad guys È un punto e clicca? Another one bites the dust. Beh, devo levare la musica perché sennò qua non c'è. Saranno anche belle quanto ti pare, ma non posso. Mi sparano il copyright con la motopompa. Display level non attivo. Lingua italiana? Ah, c'è anche la lingua italiana. Ah, questa è carina. Ok, F1, F2. Questi tasti andranno modificati perché c'ho le varie sezioni per le live. Per il looting, looterà solo ametista grezza. Ah, c'è pure l'inventario. Allora, io effettivamente mi ricordo che ai tempi di Secret, questi giochi qua, che si parla del 2002-2003, erano quel non... Secret era, potevi personalizzare, cioè erano varie classi, potevi personalizzare. Io giocavo sempre la Serafina perché era quella più divertente. L'ho amato Secret, eh. Non mi ricordo se era un punta e clicca come questo, mi sembra di no. Però mi ricorda tanto Secret. Ricorda un po' anche League of Legends per Miss Fortune quando fa il tiro rapido. Ah, se tieni premuto. On my way. Sì, se tieni premuto va da solo. Non pesa tanto, pesa 800 mega. Molto minimale. Semplice, free to play, eh. Minimale, però potrebbe essere divertente. Effettivamente è di vecchia scuola. Ti sposto un attimo la camera così capite cosa intendo. Tanto qua. Ok. Ok, qui raccogli. Sì, ricorda molto Secret, una gemma. Ah, è a dungeon. Questa è una pistola. Danni 22-27. Danni 5-6. Ok, infatti. I gialli possono essere incastonati negli oggetti dotati di castoni. Vabbè. Questa che cos'è? Mela. Le mele rigenerano la vita del tuo eroe e dei compagni nel tempo. È multiplayer? Usale cliccando sull'icona della mela sullo schermo durante il combattimento. Se è multiplayer, potrebbe essere interessante. Accedi al portale per tornare a casa. L'ho tolta la musica. Your sword will slay thousands. Your plan
È carino. Per una volta posso dire che è un gioco valutato positivamente, merita la sua positività. Un mini tutorial per farti capire bene o male come funzionano le meccaniche. Allora, quella è la mappa con M. Sembra, se mi passate il ragionamento, un gioco un po' per cellulari, però è vero che ai tempi 2002, 2004, 2003, insomma, quelle annate lì, andavano molto questi giochi dall'alto, come era il primo GTA. E lo ricorda tanto questo gioco qua. Ricorda tanto Sacred, anche se Sacred era molto più articolato, molto più era veramente eterno. Io, se potessi emularlo, non so se c'ho il disco da qualche parte, ma credo di sì. Lo vorrei effettivamente rigiocare perché mi è rimasto nel cuore. Vabbè, questo modello lascia un po' a desiderare, ma potrebbe anche. Ci si può passare sopra. Aspetta di incontrarti, come fa a conoscermi, qualcosa da darti, sembra nascondere un sorriso sotto la barba. Missione completata, bentornato su un'area, il maestro Xagan mi ha affidato il compito di guidarti nel tuo viaggio. Prendi quest'arma e brandiscila. Ben presto ti farà comodo. Però scusami, a danni 16-20 e se ne fa 22-27. Munizione perforante, abilità sbloccata. On my way. Attraverso il portale della città per raggiungere le macerie dei morti e distrugge il mostro Iscarion, spaccacieli e i suoi minion. Apri il cancello della città, vai a livello le macerie dei morti, distruggi 10 scheletri con le macerie dei morti, trova Iscarion spaccacieli, sconfiggi Iscarion spaccacieli, ricompensa 3 gemme. Allora, questo è più a dungeon, invece Secret era proprio un'avventura. Però, per gli amanti del genere, è molto minimale. Sì, mi fai andare. Grazie. Sì, è a dungeon. Effettivamente a dungeon. Però graficamente non è malaccio, anzi. Molto carino. Ok, da forse non ti puoi muovere con WASD, solo col mouse. Trascina l'abilità per equipaggiarla. Oh. Dai, ci puoi stare. On my way. Ah, la vita si ricarica. Soldi, il cash fa sempre comodo, è il buon cuoio. Sì, effettivamente è vero, ricorda Sacred. Forziere. Enemies ahead. Gemme, i dungeon sono così. Sì, c'è il cooldown. Però effettivamente. Ok, è morto.
attiva l'incuoio. Ripeto, sembra quasi un gioco per cellulari. Not a bridge again. Vittoria, fine livello, forse quello. Sì. Allora, io arriverei. Completo le missioni. Allora, arriviamo un attimo alle conclusioni. Non è malvagio, anzi. Per chi gli piace il genere, è molto carino graficamente, molto. Forse un po' monotono per i dungeon. Non è un'avventura grafica open world come la Secret. Sacred, come lo chiamavo io da piccolo. Però non pesa nulla, è free to play, è divertente. Graficamente merita, è valutato positivo ed devo essere onesto. È un gioco che merita quella valutazione. Io vi consiglio, tanto ripeto, pesa 800 mega, lo scaricate e lo provate. Devi solamente premere il tasto sinistro per andare avanti. Ogni tanto ci sono i tasti in basso come potete vedere. Cioè, infatti qua, no, di là, vedi di là, infatti, 1, cioè F1, F2, T1, solamente la barra è quella, vai al tuo dungeon, fai la, ammazzi i tuoi scheletri, poi penso che più avanti sia più difficile, però, è a dungeon e basta, però effettivamente, cioè, a me andare a capocchia in PvE dungeon, a me non piace. Però voi fate il confronto con Secret, non dico che è un Secret moderno, però si avvicina parecchio a livello grafico, a livello di stile. Provatelo, è carino, provatelo, è positivo anche per me e ne terrò conto di questo. Quindi ci si vede ragazzi al prossimo episodio della Caccia di Steam, alla prossima.